Pierpa, è 1:20 di notte. Cosa abbiamo sbagliato nella nostra vita È per essere qui a 1:20 di notte a commentare a fare un video per commentare il trailer di GTA 6? Allora, vorrei Cosa dire abbiamo che fatto di male? non so cosa abbiamo fatto di male e spero che prima o poi il karma, cioè, dovremmo essere ricchi, bellissimi, di successo in un futuro, non so, in un'altra vita a questo punto. Lo siamo stati in una vita precedente. Io ho in questa tenuta così da combattimento, in realtà ero sveglissimo perché infatti non so quanta autonomia ho grazie a mia figlia, ma hai detto bene, siamo così a fare questa roba qui perché è uscito il trailer di GTA 6, ragazzi. Così. Di botto. Così, dopo aver Io ero in detto... pigiama, mi sono dovuto anche cambiare perché ero in pigiama. Ho detto che faccio? Guarda, stavo per andare a letto. Avevo Incredibile. posato le È AirPods, avevo messo in incredibile. carica il cellulare. Ero pronto per entrare a letto e poi mi suona il cellulare. È uscito il trailer di GTA 6. Ma scusa, ma non era È domani alle incredibile. 15? Avevano pure fatto il È teaser, tutto no? Con. sbagliato. È tutto sbagliato. A quanto pare, quella che sembra essere la voce che sta girando è che era iniziato a leakare il trailer a mezzanotte e 20, mezzanotte e mezza. Aveva iniziato a girare su dei canali non ben chiari, tant'è che più di qualcuno erano già iniziate a uscire notizie, esce nel 2025, la protagonista è questa, eccetera, eccetera. E allora Rockstar ha detto, sai cosa? Vaffanculo, va, e l'ho attivato. Questo è stato quello che deve essere successo, chiaramente, fregandosene di tutto. Cioè, pensa Rockstar, fregandosene di tutto. Cioè, prende... Ma Ma sai... no, ma che poi Lo è accendo. arrivato dopo. L'avevi letta, no? La cosa del leak, cos'era? L'amico del figlio Figlio, sì, del del creative CEO, di un director. executive, di Sì, così, sì. qualcuno, un pezzo grosso, Tutto così. che aveva fatto quel leak. Dopo questa qui, evidentemente qualcuno ha detto, Sì, sai che c'è, ma come dici tu, ma vaffanculo, cioè, ci chi siamo proprio fa? rotti. E hanno buttato fuori questo trailer, anche perché era pronta la premiere per domani, no? Su YouTube, su tutti quanti, eravamo lì in attesa, no? Lo seguiamo in live. E quindi niente, all'1:30, insomma, in realtà qui era No, sti tipo dai. L'una meno un mezzanotte e quarto. mezza, Sì, l'una l'una meno meno un un quarto, quarto. l'una meno 20. È È uscita uscito poi. fuori questo trailer, commentiamolo un pochettino. Tu, nel frattempo che io stavo lottando contro la tecnologia per far funzionare questo collegamento, hai avuto modo di vederlo Sì, 3, 4, 5 volte, l'ho visto 10 volte. quindi sei sicuramente più Sì. sul pezzo di me, però diciamo che. Sì, posso essere sul pezzo. Chiaramente ho visto un trailer, quindi non è che riesco a estrapolare delle robe incredibili dal trailer, perché chiaramente è un trailer, devo dire la verità. Lancio due o tre cose, Vince, poi non so se vuoi aggiungere te. Allora, prima di tutto, più sorprendente di quanto mi sarei aspettato in termini contenutistici. Davo per certo che sarebbe stato un primo trailer, esattamente come è successo con GTA 5 e secondo me anche con GTA 4, totalmente focalizzato sull'ambientazione. In realtà si vede perfettamente la protagonista o una delle due protagoniste, che è Lucia, in conferma di tutto quel milione di leak che erano usciti a suo tempo. Alla fine Rockstar evidentemente ha detto, sai, anche in questo caso, sai che me ne frega, tengo anche il nome originale, neanche ha detto cambierò il nome della protagonista per non dare soddisfazione ai leak. Però a quanto pare è confermato, quindi questa protagonista sarà Lucia. Si capisce chiaramente che c'è un comprimario, questo suo compagno, ragazzo. Si suppone sia un ragazzo perché sulla scena finale si vedono che sono chiaramente a letto, stanno per baciare o qualche cosa. Non è chiaramente scontato che siano entrambi giocabili, come saranno giocabili, se potremo cambiare in qualsiasi momento, se sarà una roba legata alla trama, ma è chiaro che ci sono questi due protagonisti. Confermano esattamente tutti i leak, anche in questo caso un po' una storia probabilmente sarà in stile Bonnie e Clyde. Tra l'altro l'ho rivista più e più volte. E forse potrebbe essere effettivamente su due linee temporali diverse, perché forse la Lucia che si vede alla fine sul letto con il tipo sembrerebbe essere più giovane rispetto alla Lucia che si vede all'inizio del trailer, che lei è nel penitenziario, chiaramente con la tuta arancione e con la tipa che le chiede, lo sai perché sei qui? E lei dice fondamentalmente non lo so, e quindi non si capisce bene se magari è ambientato in due momenti differenti, effettivamente lei da giovane fa questo colpo che va male, si ritrova in prigione ed è ambientato 10, 15, 20 anni dopo che lei esce dalla prigione e lì è il gioco vero e proprio, o se invece in realtà non c'è questa differenza temporale. Però mi ha fatto pensare a una roba del genere guardandolo. Aggiungo solo che c'è una quantità di roba in questo trailer, dicevo, che va oltre le mie più rosee aspettative e tecnicamente sembra...
cioè è veramente fuori di testa. Tecnicamente è follia. I personaggi sono bellissimi, l'ambientazione è incredibile, l'ambientazione. Cioè la spiaggia con tutti i bagnanti sulla spiaggia, cioè, che è eccezionale. Ma anche quel ora, pezzo, senza nulla togliere al caro Yakuza Like a Dragon, sì, no? Con la sua spiaggia, ma qui direi che c'è un bel abisso di differenza, quella spiaggia è veramente bella. Ma persino il pezzo che si intravedono i fenicotteri che volano dopo il passaggio dell'Overcraft, che mi ha ricordato persino Red Dead Redemption, cioè mi ha fatto pensare, ma magari ci hanno messo pure la caccia che vai, non lo so, a cacciare i fenicotteri, perché sembra incredibile tecnicamente. Tra l'altro confermato, visto che stavi dicendo, Vice City, quindi confermata questa Miami fittizia già vista nel, appunto, in GTA, insomma Vice City, già visto fondamentalmente, però ovviamente con un livello qualitativo che è spaventoso. È passato qualche anno, no? Si vede che è passato qualche anno. Cioè, ma poi il pezzo sull'aereo che si intravede dall'alto, che sembrano i ponti quelli che collegano le Key West, quelle proprio in Florida, bellissimo, fantascientifico. E l'unico dubbio che mi viene è che addirittura quello che si intravede nel trailer, perché sembrano esserci un po' dei cambi qualitativi secondo me su alcuni personaggi, secondo me si intravede anche della roba di GTA Online. Secondo me è mescolato robe da GTA 6, tra l'altro si chiama GTA 6 ufficiale. Secondo me c'è quel pezzo in cui sembra che si veda il telegiornale con una faccia tutta tatuata, che mi ha dato l'idea di un personaggio creato, non che fa parte della campagna. Non so, tutte quelle parti social così forte con le riprese in stile Instagram, non so se hanno magari mescolato delle parti che sono dell'online con delle parti della campagna, non mi è chiarissimo, però secondo me c'è un piccola differenza ogni tanto di qualità tra i modelli che mi ha fatto venire quello. Figurati, poi nelle prossime ore direi per tutta la settimana ci saranno analisi su analisi, la community che si sbizzarrirà su ogni frame, quindi usciranno tantissimi dettagli. Questo è un'impressione a caldissimo. Parlavi della caccia e si vede anche una parte con il dove pescano fuori dalla piscina un alligatore. No? Quindi magari non c'entra nulla, però magari è invece un minigioco, qualcosa di, no, appunto, c'è la caccia all'interno del gioco. C'è anche quel pezzo fighissimo con la bodycam dei poliziotti che fanno irruzione, sembra dentro una casa, dentro un negozio, è fatto con questa ripresa in stile bodycam. Non so, c'è tutto. Si vede tanta enfasi anche sull'uso dei social network, si vede un paio di inquadrature, un paio di riprese di stile TikTok, cose di questo tipo qui, o Instagram, delle live fatte con il cellulare, eccetera. Quindi chiaramente sarà interessante vedere un GTA moderno che commenta, no? Già GTA 5 un po' lo faceva, ma qui chiaramente sono passati tanti anni e quindi si rifletterà il mondo reale all'interno di GTA. Come dici tu, non è facile capire se come sono collocate a livello temporale le varie scene, perché c'è quella scena dove entrano lei e quello che sembrerebbe essere il suo partner, oppure secondo me saranno entrambi giocabili e entrano con la faccia bendata, no? Con pistola alla mano, sì. Entrano. E quindi non è chiaro, come dici tu, se è una cosa che è successa prima oppure se si arriverà a quel punto. Mi piace a me l'idea del fatto che possa essere successo prima. Sarebbe fighissimo. Però di quello si sa. Sarebbe fighissimo. Si sa praticamente nulla. Si vedono un aereo. Scusami, vai avanti, perdonami. Vai. Si vede chiaramente un aereo appunto in questa ripresa. Quindi darei per scontato appunto la possibilità di pilotare velivoli. Si vedono chiaramente un botto di macchine anche con gente fuori, con gente sui tettini, sul tettuccio, quindi chiaramente anche lì bisognerà capire che si inventeranno, però insomma direi che la parte delle macchine sarà un elemento cardine del gioco come tutti i GTA. Cioè c'è veramente una quantità di roba. La parte sulla spiaggia che dicevi è una follia. Cioè la parte quella dove stanno facendo, non si capisce bene cos'è, una specie di party in mezzo al fango. Sembra un po' il fire, come si chiamava, quel fire festival, sì. No? Cioè sembra una di quelle di quei raduni senza senso, quindi sembra veramente straricco i personaggi animati, almeno in questo trailer. Benissimo. Sei d'accordo con me? Comunque molta più roba di quanto ti saresti aspettato o no? Cioè io non mi aspettavo che facessero vedere così tanto del gioco in questo primo trailer.
Allora, io pensavo che si sarebbero focalizzati sull'ambientazione e con un accenno ai protagonisti. Anche perché alla luce del fatto che ormai è leakato, Tutto. cioè questa è la conferma che i leak Tutti erano veri, reali, tutti veri. erano tutti veri, la storia della Bonnie and Clyde, Vice City, quindi diciamo che c'era poco da tenere segreto. Quindi mi aspettavo una roba del genere. Il trailer è più di quello che mi aspettavo, però, a livello di, soprattutto Incredibile. della popolazione e la varietà di questa nuova Vice City. Avrei scommesso nel cambio di nome, onestamente. Sul sottotitolo che proprio levava il 6. Che magari giocavano con l'idea del GTA. VI, no? Del GTA 6, però il sottotitolo era Sì, Vice sì. qualcosa. Ci sta. Però invece GTA 6. sembrerebbe GTA 6. Il Sì. trailer si chiama così, alla fine esce il 6. Darei per scontato che è GTA 6. Evidentemente è talmente forte l'eredità di GTA 5 che hanno deciso di chiamare. Proseguire su quella numerazione lì, che comunque lascia aperti una quantità di interrogativi infiniti, appunto a partire da GTA Online. Le piattaforme, c'è una data di uscita, una data, c'è un anno di uscita, non c'è nessun riferimento alle piattaforme. Sarà solo PS5, Xbox Series, sarà anche PC. Cioè, come saranno le uscite? Ti faccio subito la domanda: ci crediamo a questo 2025? Per esempio, io oggi dicevo in live che secondo me avrebbero annunciato 2024, salvo poi ovviamente slittare da fine 2024 a inizio 2025. Questa già mettere il 2025 te lo fa, cioè, ti ci fa credere maggiormente? Sì. Anch'io pensavo, ne parlavamo in live, anch'io pensavo sarebbe stato 2024, sai, Chiaro, fine chiaro. 2024 con un possibile posticipo al 2025. Il fatto che abbiano detto già 2025, cioè io ci voglio credere che comunque siano molto avanti con lo sviluppo a questo punto. Ti aspetti un inizio quindi 2025? Un marzo? Sì, secondo me sì, Ah, secondo me prima metà quindi. dell'anno. Ah, figo, figo. Cioè ci può stare, secondo me. Stavo scorrendo rapidamente per vedere se avevo dimenticato qualcosa. C'erano la nightlife che sembra È pazzesca, una cioè roba la folle. discoteca strapiena di Una roba persone. Poi, folle. ovviamente Per non si esempio, trattiene, no? bravo. Cioè, vedi la ragazza che fa twerking, No, vedi. ma. Cioè, Ti interrompo, scusami, sulla parte della discoteca, perché si vede chiaramente, per esempio, quel pezzo lì della discoteca con la tizia DJ che fa ballare, vedi. Sì. per esempio, quel pezzo, comunque ho notato un po' di stacco qualitativo che mi ha fatto pensare che forse quel pezzo lì sia di GTA Online più che di GTA 6. Adesso io non so come andranno a mescolare le cose, però secondo me c'è una qualità sconvolgente nella parte, per esempio, della spiaggia. Che forse nella parte della discoteca mi fa un po' più pensare che sia più un ambiente sociale, social, più legato alla parte dell'online. Cioè, non lo so, guardandolo e riguardandolo, secondo me è un po' tutto una mescolanza. Non sono così convinto che stiamo vedendo solo la campagna di GTA 6, se devo essere sincero, guardando quella roba lì. Ci può stare, anche se molto la fa secondo me anche Le luci, ci l'illuminazione, sta. comunque indubbiamente. Cioè la luce in esterna di giorno è pazzesca, ma Incredibile. pure c'è il tramonto con il logo di Vice City. Sì, ma anche quel pezzo all'inizio con i grattacieli che passano, con quella roba lì, dall'inizio è una roba completamente senza senso. Tecnicamente sembra veramente straordinaria quella roba lì. Ma bisognerà vedere quando uscirà e tutto, ma tecnicamente sembra straordinario a guardarsi così. Adesso sono veramente curioso, tra l'altro, visto che parliamo di 2025, teoricamente dovrebbe anche arrivare dopo l'aggiornamento delle console Pro, che teoricamente è atteso per la fine del 2024, quindi potrebbe essere addirittura uno dei primissimi titoli ad arrivare su PS, a sfruttare PS5 Pro e Xbox, quello che sarà, tra l'altro. Chissà, potrebbe anche essere Vedo quello. diversi momenti, tra l'altro, in auto. Diversi momenti in auto dove non lo so, si dimenano. C'è Fuori, il esatto. ragazzo che si, no, che si Escono affaccia fuori dalla dal portiera, esce dalla tettuccio. portiera, sale Esatto. sul tettuccio, oppure c'è la ragazza all'inizio che, no, con la Esatto. decappottabile. Più avanti, vabbè, chiaramente ci sono tutti quelli motociclisti, biker che fanno impennate. Si vede in un certo punto fanno una gara di drifting al centro
di un incrocio. Quindi, secondo me, cioè, mi dà l'impressione, o quello che vorrebbe suggerire, secondo me, è che la parte di driving è stata parecchio spinta. approfondita, no? Sarà molto più evoluta rispetto a quella di GTA 5, almeno suggerirebbe questa Beh, cosa se qui. ci pensi, non so se hai visto anche all'inizio, proprio quando c'è quella specie di flyby sopra la spiaggia, si vedono anche diversi motoscafi. Anche lì ci saranno diversi motoscafi. Anche lì hanno spinto magari sulla guida, perché comunque parliamo di una roba ambientata a, diciamo, la finta Miami. La componente acquatica potrebbe essere enorme. Si vede l'Hovercraft, appunto, si vede i vari ponti che collegano delle piccole isolette. Ci sono queste spiagge con i motoscafi all'aperto. Cioè, questo pezzo, cioè, io faccio un fermo immagine su quel pezzo dei fenicotteri. Per Sì. me E quel pezzo dei fenicotteri è spaventoso. È spaventoso per poi se vai a fermare l'immagine quando è sulla me. Beh, ci spiaggia, sta vedi tutto. almeno quattro velivoli diversi, Sì. cioè almeno quattro, perché c'è un aereo, un elicottero, un altro elicottero sulla Ma hai visto in distanza, acqua? uno Hai di mai visto in acqua quanta roba c'è? Ci stanno due jet ski. Ci sta quei. Sì. una specie di. Sembra quella specie di jeep che porta le barche in acqua. C'è la macchina della polizia, quella no, della polizia, della guardia costiera praticamente, che sta della jeep della guardia costiera che sta arriva. Ci sono i cani, c'è il cane. Io non so se hai visto, ma sulla spiaggia ci sta il cagnolino che corre, tipo Chihuahua che corre con la tipa in costume. Tra l'altro, a me queste parti, tra l'altro, tutti i costumi, ragazzi, chiappe di fuori, cioè c'è di tutto dei costumi quando lo guardi in questa roba qui. Cioè, pure nel pezzo in cui corrono le macchine, le barche, ci sono, cioè, tipo, sembra una barca proprio da corsa spinta. Addirittura sembra che abbia la chiglia spezzata a metà al centro, quindi tipo proprio da competizione. Cioè, è una roba spaventoso. Cioè, non lo sai, è una roba completa. È senza senso, è senza senso. C'è anche quel pezzo, se ti fai un fermo immagine quando vanno in quella parte dove sembra ci sia questa specie di festival delle vetture, ci sono anche le ragazze che si fanno le foto davanti alle macchine. Ci saranno 10 macchine tipo diverse, c'è cioè quello col portabagagli aperto. Non lo so, ogni fermo immagine che fai è spaventoso. Io non so che altro aggiungere. È spaventoso ogni fermo immagine che È fai. chiaro che vogliono settare un altro Ah. standard, esattamente come è stato Red Dead Redemption 2, no? Quando è uscito, ha alzato l'asticella tantissimo, e questo No, sarà cioè, io sono senza il parole. prossimo Sono senza punto parole. di riferimento che è difficile veramente raggiungere. Io sono senza parole, il fermo immagine vince. Io so che purtroppo avrei sta banana da dover montare. C'è anche il fermo immagine, ti ho detto, sull'aereo che vola quando si vedono i ponti che collegano le isolette. Cioè, in acqua c'è tutto, a navi mercantili. Cioè, è spaventoso, ma guarda i dettagli della profondità, della trasparenza dell'acqua. No, ragazzi, se questo è tutto in game, io non so che altro aggiungere, Vince. Cioè, ho. Sono curioso di vedere del gameplay in real time. Se il gioco finale si avvicina a questo trailer, È è chiaramente incredibile. impressionante. È Chiaramente incredibile. È impressionante. incredibile. Veramente una roba fuori di testa, qualità sconvolgente. Ribadisco, continuo a essere convinto che sia una mescolanza di parti online e di parti della campagna, perché anche quel pezzo in cui ci sta il tizio super obeso che corre per strada, inseguito dal poliziotto, mi fa pensare comunque che, non so, secondo me hanno mescolato le due cose in modo senza soluzione di continuità proprio, però bellissimo. Io continuo a essere impressionato. Cioè, la cosa che mi impressiona di più è la scena della spiaggia con quelle persone lì, perché vedi una quantità di Tutto. tipologie di corpi. Se guardi le Sì. persone, se Sì. guardi le persone sulla spiaggia, nessuno ha un corpo È identico vero. all'altro, cioè come forme, come curve, sia negli uomini che nelle donne, ma anche banalmente, cioè, vedi la differenza dei riflessi, perché magari c'è quella che ha usato più crema solare rispetto a quell'altra, c'è quella che ha l'olio addosso, e quindi vedi anche il riflesso della luce sulla pelle, cioè No, ma. le gradazioni differenti di No, ma. colore, sono tutti diversi, Allora, tutti. deve essere per forza qualche cosa anche dell'online. Cioè, come dicevi te, ci sono troppi velivoli in aria. No, ma poi soprattutto, guarda. Fai quel fermo immagine lì. Cioè, guarda prima di tutto la distanza visiva. Cioè, si vede fino alla punta lontanissima. Ma guarda la distesa anche di ombrelloni
di fattura diversa. Ci sono persino le tende, quella specie di magenta a metà di distanza che sembra essere delle tende, poi giù in fondo si vedono l'ombrellone verde messo per storto come se lo hanno messo più parte. Non lo so se questo è tutto in game. E magari questo, perché per me questo per esempio è uno stralcio dell'online, cioè sta roba, ma vedi, ci stanno le borse frigo a terra, gli asciugamani, ma non è credibile, cioè per me sta roba non ha completamente senso, cioè deve essere una roba mi auguro sia una roba scriptata, perché altrimenti qualsiasi altro open world può dire ok, tutti i team si dovrebbero fermare e fare ok, vabbè, basta, non facciamo più open world perché o esce entro il 2025 siamo fottuti. Sembra incredibile. Sì, è vero. Mi piace molto. Chiaramente, ripeto, questo sarà soltanto uno di almeno 15-20 mila video che usciranno nei prossimi giorni, perché adesso saranno tutti quanti lì con la lente di ingrandimento a cercare ogni singolo dettaglio. Sicuramente nei commenti a questo video ci sarà qualcuno che dice: ah, ma non avete notato quella cosa? Tutto. Ragazzi, è l'1:41 di notte, quindi... Ti lascio solo con una domanda e poi ti faccio chiudere. Sì. Che tipo di comunicazione ti aspetti adesso? Dopo questa cosa non mi aspetto più nulla, perché doveva essere in un modo, è stata stravolta cioè doveva uscire domani alle 15 questo trailer, quindi basta, eravamo preparati per seguirlo con calma in live. Ora non so neanche domani che faremo, fare la finta domani e seguirlo alle 15. Beh, completamente senza senso. Dai, non so cosa dire a livello di comunicazione, boh, cioè secondo me se ne riparla direttamente in primavera. Non ti saprei dire se con un altro trailer, se con un evento, magari entrambe le cose, potrebbero organizzare un evento stampa che poi coincide, la scadenza dell'embargo coincide con un nuovo trailer, ci potrebbe stare, però parliamo di Rockstar, loro possono fare quello che vogliono, e tanto il mondo intero, come vedi, li segue. Il semplice tweet dell'annuncio con la data del trailer è stato il tweet a tema gaming con più like nella storia, quindi... Ti voglio solo dare quest'ultima informazione. Come detto bene, sono l'1:42, quindi più o meno il trailer è uscito da un'ora. Al momento in cui stiamo registrando questa cosa, abbiamo finito, è a 1.083.026 visualizzazioni in un'ora, 33.231 commenti. Cioè, un milione. Adesso ce li leggiamo tutti quanti. 1 milione di visualizzazioni in un'ora. È un valore importante, diciamo. Incredibile. Vabbè, possiamo dire che adesso si comincia ufficialmente, cioè finora sono stati leak, rumor, indiscrezioni, chiaramente quello che è trapelato aveva del fondamento, però adesso comincia la comunicazione, quella vera, e soprattutto poi comincia l'analisi del trailer, di frame per frame. È stato un piacere, Vincenzo, ma è solo l'inizio, purtroppo, come dici bene te. Ragazzi, continuate a seguirci sul canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, i prossimi giorni arriveranno altri video, poi ci sono i The Game Awards, diciamo che questo è stato un riscaldamento, perché all'1:43 di notte ci siamo riscaldati per i The Game Awards, che bello. Ci terranno svegli tutta quanta la notte, quindi speriamo vogliate seguirli assieme a noi. Grazie Pierpa. Grazie Vince, ciao. Buonanotte a te Pierpa, buongiorno a chi vedrà questo video domani, ciao.